Siamo nel torrente che porta alla Badiazza, a Messina. Il percorso è un percorso in mezzo al cantiere perché i lavori di ristrutturazione del fondale, del fondo del cantiere sono aperti da molti mesi e si aspetta la conclusione dei lavori che permetterà poi di arrivare con una strada fino al chiamiamolo la chiesa, la grangia bizantina dell'Abbadiazza. Il muro laterale di protezione del torrente porta la data della dittatura. Dell'ultima dittatura italiana, ci sono ancora gli stemmi che si riconoscono impressi nel muraglione. I lavori sono molto avanti, il materiale è tutto depositato ai lati del percorso, però tutto va a rilento, ci sono anche dei tubi per le fogne. E la strada è una montagna russa. Si sta scavando nel fondo del torrente per permettere la ricostruzione degli argini. Ci sono gru da tutti i lati. Abbiamo contato tre o quattro gru posteggiate. Qui è stato rifatto completamente l'argine del torrente, scavando una profondità di quasi 4 metri sotto il livello stradale. Da questa parte abbiamo il vecchio argine fatto di mattoni pieni. Qui c'è un bellissimo giardino limitato, confinato con dei cipressi. Probabilmente c'era un luogo di sepoltura. E qui nascosto in mezzo alle villette una casa molto antica che ha delle finestre con l'arco in marmo e dei fregi in pietra lavica, contornato di pietra lavica, ed è nascosta proprio dietro le casette. Siamo quasi in visione della Badiazza. Hanno fatto già gran parte del lavoro, il torrente è quasi tutto scavato. Da questo torrente scese l'esercito di Pietro III d'Aragona durante la guerra del Vespro intorno al 25 settembre del 1282. Venne accolto dai messinesi che gli consegnarono qua in questa grangia, in questa chiesa bizantina. Poi trasformato in convento, gli consegnarono le chiavi della città che era stata liberata, che era stata assediata e liberata dagli stessi siciliani dopo un assedio di 5 mesi. Quindi Pietro arrivava con la città già liberata. Ecco, stiamo vedendo adesso la Badiazza. Minaccia la pioggia e da un momento all'altro potrebbe scatenarsi un temporale. Il torrente potrebbe diventare un fiume di fango. La Badiazza è stata liberata da un muraglione che la riparava dalle piene del torrente e adesso appare in tutta la sua maestosità. In questa chiesa nel 1282 venne consegnato a Pietro d'Aragona le chiavi della città. Laimo Talentini, il comandante della piazza, consegnò la città ormai liberata dall'esercito di Carlo d'Angiò.
all'esercito di Pietro d'Aragona, che era sbarcato in Sicilia molto in ritardo, aveva avuto 3 mesi di tempo per arrivare a Messina, ma ci arrivò molto tardi. Era sbarcato in Tunisia e per passare dalla Tunisia per arrivare a Messina ci mise 3 mesi. Ai primi di settembre era a Palermo dove fu incoronato re. E poi alla fine di settembre finalmente arrivò a Messina. Adesso l'abbadiazza si presenta in uno stato veramente spettacolare. Qui dove stiamo passando adesso c'era il muraglione che la proteggeva dalle piene. L'edificio è di una bellezza molto singolare perché è l'unione di tanti stili, bizantino, normanno, queste finestre gotiche che però sono state, queste finestre normanne che però sono state distrutte da qualche bontempone. Ci avviciniamo verso la parte absidale che ha delle, molto bella veramente. Poi in una vallata circondata dal verde, spettacolare, che rappresenta proprio la porta della città. Un tempo era circondata dal fiume, il fiume passava accanto a questa chiesa castello e la isolava, la proteggeva completamente da eventuali assalti e attacchi nemici. In realtà non era un castello, ma era un convento, c'era un annesso convento che con una passerella scavalcava il fiume e in caso di pericolo le monache si nascondevano dentro questo castello.